Schettino? Sì. Ascolti Schettino, sono persone in trappola da bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento, la nave è inclinata. Ave Maria piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta, benedetta è tutta, benedetta è la tua Gesù, Santa Maria Madre di Dio. Ehi, cadere, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie, è chiaro? State sul fianco, se no... Oh, oh! La situazione è questa, che eravamo seduti a tavola per cenare, quindi vestiti tutti leggeri, quando la nave si è incagliata e si è spaccata la griglia della nave, l'abbiamo saputo dopo, per 100 metri. Quindi a quel punto c'è stato un attacco di panico, la nave si è inclinata, abbiamo cercato di indossare i giubbotti di salvataggio e con molta difficoltà e con altrettanta difficoltà e lentezza ci hanno fatto salire sulla plancia con personale non idoneo, perché erano addirittura, alcuni erano camerieri, e se non c'era un ufficiale di macchina di un'altra compagnia di navigazione che si è messa al volante della nostra plancia, forse non saremmo neanche scesi sul mare. Dopodiché abbiamo avuto, adesso ci sono 30 dispersi. Il capitano è uscito con una delle prime navicelle della vita, le chiamano così almeno, e sono senza parole. Sì, sì, la scialuppa era nostra, non funzionava, siamo dovuti scendere dalle 9:30 alle 3 di stanotte, scendendo dalla nave già tirata giù, con le corde ci siamo buttate nella... Parlano addirittura di 8, 9, 10 morti. Poi dove stavate? Noi eravamo all'11° piano. Siamo salvati per miracolo. Per miracolo, perché ci siamo buttati da un piano dalla gradinata al piano sotto. Cosa avete sentito? Un forte botto. Botto, sembrava che fosse un'onda, invece poi bicchieri, piatti a terra, eravamo a cena. Queste cose l'hanno fatti partire troppo in ritardo, perché ci hanno fatto stare lì finché la nave non si è girata quasi tutta, ma una cosa, guardi, tutte giù, tre quarti di nave sotto l'acqua. Boh. Una cosa incredibile, cioè, a beccare uno scoglio, cioè, si è fatto quasi 10 metri di apertura di un lato,
E tutti in un lato B, gente con bambini, c'è nessuno, non un marinaio, solo questi poveri ragazzi che ci lavorano dentro, che sono tutti in filippini, sono gli unici a dare aiuto alle persone che avevano veramente bisogno. Non una persona che dell'equipaggio, parlo di in divisa, che abbia dato una mano a qualcuno. Il comandante se ne è scappato da solo con altri suoi due colleghi a Basti, gli ho detto già tutto. Con la scialuppa da solo, con la scialuppa. Il comandante è scappato? Scappato, è andato via, sì. E noi ci hanno detto state calmi perché il comandante è l'ultimo a lasciare la scialuppa, invece dei turisti francesi ci hanno detto che è stato il primo con altri due, insieme a lui è andato via. E il primo allarme che ci è stato dato ha detto così di stare tranquilli perché c'era solamente rotto il motore e i tecnici erano tutti là ad aggiustare il motore, intanto sta barca cominciava a girarsi. Quando è scattato il secondo allarme rosso, quello da scappare con la scialuppa, ci hanno fatto salire sulle scialuppe, ma ormai la barca era messa per così non, e non scendevano più le scialuppe, quindi tutti di nuovo giù per terra, guarda, è indescrivibile. Non, nunca mais ouvimos o comandante, nunca mais ouvimos, só sabíamos é que morríamos todos. É o que vimos é que morríamos todos, nunca mais vimos o comandante. Nunca mais vimos o comandante. Erro humano, o erro humano. Sì, un cugino. Solo una botta e la nave che si girava. Niente, non ci hanno detto niente, giusto un paio di allarmi e basta. Niente. Ci devono stare... Sì, sì, c'erano. Ci dicevano giusto di stare calmi e basta, che non c'era nessun pericolo. Quarto, questa nave era già con la prua verso il porto e di poppa di dietro questa nave cominciava già a scendere, a imbarcare acqua e poi piano piano sempre di più, nel giro di due ore si è sentito la gente che cominciavano a gridare e hanno dato l'avviso dell'abbandono nave, hanno suonato campanelli di e cominciavano a buttare giù queste scialuppe e piano piano questa gente che era sopra, sai, sono venute tutte lì dove le scialuppe, ma c'era tutto un casino, tutto un grido, un macello, ragazzi. E dopo piano piano ce l'hanno fatta a portare tutta questa gente lì sul porto e a una, però qualcuno poi si è buttato in acqua, tutti con salvagenti, si vedono queste lucette che lampeggiavano di notte e poi con le scialuppe l'hanno prese queste barche, questa gente che era in mare e l'hanno portata tutte nel porto e queste navi traghetto hanno cominciato poi la notte a portare via questi passeggeri e poi sono arrivati due elicotteri e c'era rimasta ancora la nave, era già sbandata come adesso, c'erano delle persone a prua. Questi elicotteri hanno visto che lampeggiavano dei fanali, si sono abbassati, hanno calato questa lettiga, questa barella e hanno imbracato due o tre persone, l'hanno tirata su dall'elicottero e poi l'hanno portata lì nel porto, l'hanno scesa nel porto. E poi piano piano questa nave, piano piano, sempre giù, che alla fine... Ma poi sentiva tutto il rumore, quando questa nave si impennava giù, si sentiva dei rumori dentro. Chissà, si schiantava qualcosa dentro le capine o nei saloni. Tutto un rumore come un forte boato. E tutto un grido della gente che gridava, madonna ragazzi. Un macello, guarda, davvero. Loro hanno visto sugli schermi la comunicazione del ritrovamento di un corpo. E questo li ha gettati ulteriormente in un grande sconforto. Per cui il mio impegno è stato quello che ogni comunicazione alla stampa fosse preceduta da una corretta e adeguata comunicazione a loro. Parla ancora di abbandono nave, non ha capito un cazzo. Lei che non dà risposta e non sono io che non ho capito, comandante, è lei che non sta rispondendo. Ma come fa a dire questo? No, lei la butta sul computer, no, i calcoli, le norme. La nave, lei l'ha seguita oppure lei l'ha lasciata la nave, io l'ho seguita. E l'ha seguita però lei sta... No, lei stava giù e il vice sindaco stava sopra. Stava sopra. E il comandante De Falco le diceva risalga al bordo. Comandante. Lei non si spiega, mi sono documentato, è lei che mira in camperlaia, dica la verità.